pace e bene a tutti. Ci troviamo nella Santa Casa, la casetta di Maria, la casa della Santa Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù. Gesù il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, il Figlio di Maria di Nazareth, che in questa casa, giunta qui misteriosamente nel 1294, in una notte bella tra il 9 e il 10 dicembre, fu poi venerata moltissimo in questo colle lauretano, la casetta di Nazareth, la casa dell'incarnazione. Lungo i secoli, innumerevoli santi e sante sono venuti qui, sospinti dalla contemplazione per il mistero grande dell'incarnazione del Verbo, e qui si sono nutriti di una fede sempre giovane. Oggi vi parliamo di San Pierluigi Chanel, 1803-1841. Veramente al battesimo aveva il nome di Pietro, poi quando giunse all'età della cresima, lui stesso volle che si aggiungesse il nome di Luigi Maria, quindi il suo nome completo sarebbe Pierluigi Maria Chanel. Da pastorello a sacerdote, è stato il primo martire dell'Oceania e il primo santo quindi del nuovissimo continente, francese, della diocesi di Lione, fu quasi compaesano e coetaneo del santo curato d'Ars, San Giovanni Maria Vianney. Di famiglia povera e laboriosa, attendeva alle cure di un piccolo gregge quando il suo parroco, scorgendo in lui segni di una spiccata pietà, un'aperta intelligenza e una singolare bontà, lo avviò agli studi per prepararlo al sacerdozio. Fu così ordinato sacerdote nel 1827. Chi lo vide celebrare la sua prima santa messa ebbe a dire: mi sembrava di vedere un San Vincenzo de Paoli o un San Francesco Saverio. Ne aveva infatti le virtù e i sentimenti. Fu sacerdote zelante, parroco molto attivo, pieno di iniziative apostoliche, col desiderio costante però di prepararsi alla vita missionaria, verso la quale si sentiva fortemente attratto. A tale scopo si specializzò, per così dire, soprattutto in due virtù, la frugalità e la laboriosità. Saper fare tutto e saper fare a meno di tutto erano i migliori requisiti per un futuro missionario. Dalla Francia all'Oceania. Ispirato da Dio, chiese di entrare nella Società di Maria da poco fondata, che prenderà il nome per loro appunto dei Maristi. E quindi partire in questa Società di Maria nella direzione delle missioni. Nel 1837 giunse nell'isola di Futuna in Oceania. Quel viaggio fu lunghissimo, 11 mesi di navigazione, arrivare nelle isole dell'Oceania. Uno dei missionari, Ernotto,
morì lungo il tragitto di quel lunghissimo viaggio con navi e varie imbarcazioni. Giunse quindi al suo campo di lavoro e di sofferenze, donatogli dalla provvidenza. I particolari del suo soggiorno e della sua opera in quell'isola di Futuna sono descritti nel suo diario. Conosciamo così i suoi successi, gli sforzi, i sacrifici compiuti per avvicinare al cristianesimo quei pagani. Erano due piccole isole alla sua attenzione, una veramente disabitata, l'altra aveva appena un migliaio di persone. Aveva un'ascendenza particolare sui giovani, fino a convertire il figlio del sovrano. Le imprese del missionario europeo suscitarono le gelosie degli anziani e dei capi della popolazione. Non fu quindi difficile raggiungere il missionario e colpirlo a morte per eliminare un disturbatore delle tradizioni della loro isola. Ma la morte del missionario francese provocò la conversione quasi immediata di tutti gli abitanti. Fu il capolavoro del santo missionario. Nel 1954 fu dichiarato santo e patrono dell'Oceania. Un missionario tutto della Madonna. Ancora prima di nascere la madre l'aveva consacrato alla Madonna. Fu battezzato il 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo. Ben presto incominciò a pregarla e offrirle fiori e fioretti. Amava la recita quotidiana del Santo Rosario e proprio con tale recita vinse la tentazione di smettere di studiare e non diventare sacerdote. Chi lo conobbe attestò che in lui bruciava il fuoco della devozione mariana e che faceva ogni cosa per piacere alla Madonna. Da seminarista gli capitò di ferirsi ad una mano e Pierluigi intinse il pennino nel proprio sangue e con questo scrisse una frase che già portava come scolpita nel cuore: amare e far amare Maria. Fu il programma di tutta la sua vita. Ne parlava come un figlio parla di una madre. A lei consacrava tutte le azioni della giornata e quanto gli apparteneva. Il suo vescovo lo chiamava il figlio prediletto della Madonna. Un vivo desiderio soddisfatto qui a Loreto. In una lettera del 27 gennaio 1833, Pierluigi Chanel scriveva: «Quanto sarei felice di poter fare un pellegrinaggio alla Madonna di Loreto! Quale profumo celeste si deve respirare nella santa casa di Nazareth!» Dopo aver visto con i miei occhi quell'umile dimora di Gesù, Maria e Giuseppe, avrei innanzitutto per me stesso, un soggetto inesauribile di meditazione e poi ne approfitterei per gli altri. Sarebbe un potente mezzo per risvegliare nelle anime la fede e la pietà cristiana. Così scriveva. Proveniente da Roma, il padre Chanel giunse a Loreto
alla vigilia della festa del Santo Rosario, era il 7 ottobre 1833. Tempo propizio per le numerose carovane dei pellegrini che affluivano da tutte le parti. Il padre Pierluigi Chanel ammirava la fede di quelle popolazioni che per visitare la Santa Casa qui, in occasione delle grandi feste, facevano lunghi viaggi a piedi, cantando e pregando. Quando il padre Pierluigi vide da lontano la basilica che racchiude la Santa Casa, restò profondamente impressionato. Entrato nel santuario, dove essere rimasto a lungo in adorazione davanti all'altare del Santissimo Sacramento, si mise in fila con i pellegrini e fece in ginocchio il giro del gradino di marmo che circonda la Santa Casa. Entrato poi qui, nella casetta, restò quasi un'ora in preghiera davanti all'immagine della Vergine, meditando gli augusti misteri compiutisi tra queste mura benedette. Recitò con straordinario fervore l'Ave Maria, qui dove l'Arcangelo Gabriele aveva salutato Maria, Madre di Dio. Ave piena di grazia. Più di una volta, prima della partenza, volle ritornare qui, nel sacro luogo, nella casetta. Non riusciva a distaccarsene. Per intercessione della Vergine Madre, Maria di Nazareth, per intercessione del suo castissimo sposo San Giuseppe, vissuto qui accanto a lei, per intercessione di tutti i santi, le sante, i beati, le beate, che sono passati qui, i santi pellegrini, scenda su tutti noi, vicini e lontani, la benedizione del Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. E la carezza materna di Maria, che è come una sua benedizione per ciascuno di noi, suoi figli. Pace e bene a tutti.